In volley continua a crescere nel Triveneto. Crescere. I miei difetti di pronuncia. Importante società friulana e non mi ricordo più. Era facile, Dio buono, l'avevo detta bene fino adesso. Che in un match sofferto coglie 3 punti preziosi e basta. Netta vittoria anche per il Silvolley contro Veneto. Contro Veneto? Questa la faccio giusta, promesso. Stop. Vediamo com'è andata al... La prima squadra sponsorizzata da Atomat è... Ok. Il decimo turno vede l'ennesima schiacciante vittoria della capolista Santa Croce. Con chi? Sandonà e Cerea sono sconfitte. Dio buono. No. Sandonà e Cerea sono battute dalle Sandonà e Cerea sono battute da Reggio Emilia e dalle Piacentine. No. Sandonà e Cerea sono battute da Reggio Emilia e dalle Bolognesi del Campagnola. Dio sia lodato. In un clima semipolare per l'impianto e... Sapevo! Lo sapevo! Oh, ma guarda che non è facile, eh! Ti aspettare che lo dica giusto subito. È dura questa... In un clima semipolare, le ragazze della Volfa... no, per problemi all'impianto di riscaldamento, Dio, boh. Buongiorno. Ciao, puoi sederti lì se vuoi. In un clima semipolare per problemi all'impianto di riscaldamento, le ragazze della Wolfhaus Cormons... No, porca puttana, no! Non dovevo dire Cormons. Basta, adesso non ce la farò. Guarda che è difficile questa qua. Ah, l'hai scritta tu, eh? Lo so, proprio per questa lo so che è difficile. L'ho scritta io. Con le immagini andiamo al palaplet di Cormons. Grande! Batti 5! Ho avuto un flash assurdo perché mi sono girata e c'era la grafica. L'ho guardata lì e non c'era più. Match ad alto tasso tecnico. Trento si conferma brava? Perché la so quando non registri, quando registri me la dimentico. Udine non sfigura affatto, lottando alla pari con le squadre più avversarie. Match ad alto tasso tecnico. Trento si conferma un'ottima squadra. Trento si conferma un'ottima squadra. Match ad alto tasso tecnico. Trento si conferma un'ottima squadra. Trento si conferma un'ottima squadra. In grande. Passiamo alla B2 femminile, ritrovando con piacere la società goriziana del volleyball Libertas Scormo. Questo non scioglie lingua, non è una squadra. Non sta a registrarti. La capolista Porcia, vittoriosa per 3-1 sull'Altavil. Davide, ciao. Ronny, ciao. Tanti auguri! Basta! Scendiamo in B2 maschile, dove continua il dominio del terzetto padovano formato da TMB Monselice. Dove continua il dominio del terzetto padovano Mestrino Astra. Monselice, formato da Mestrino Astra, Monselice. Come vedete c'è qui con noi Roberto Colombrita, autore e presentatore di Real Volley. Sì, infatti grazie all'inserimento della Web TV che abbiamo fatto un salto di qualità, non va bene. Okay. Buonasera a tutti, sono onorato di far parte di questo meraviglioso staff Buonasera a tutti, sono contento di far parte di questo meraviglioso staff. È toccato a te, Se tu senti che lui sta zitto, tu vai. E grazie all'emissione della Web TV che migliaia di fan e amici che ci seguono tutti i giorni. Tu sei incasinato. Okay. Sono incasinato.